Il 27 maggio lo squadrone dell'Inghilterra, prossima protagonista con l'Olanda dei mondiali nel concentramento di Cagliari, è l'ospite d'onore in tribuna per la applaudita parata degli artefici della doppia promozione firmata dalla famiglia Orru. Tell them it's quite a fantastic atmosphere. We hope we can be repeated when we play here. È un'atmosfera fantastica, spera che si ripeta quando giocano qui. Brilliant, the stadium is fantastic, the people have turned up in the numbers and hopefully it's going to be a good day. Ha detto che la folla è fantastica, cioè moltissima gente, dovrebbe essere una grande giornata. Con Carmine Longo e con quel Claudio Ranieri che proprio in Gran Bretagna, sulla panchina del Chelsea, vivrà molte stagioni di successo. Il Cagliari ritorna nel massimo campionato 10 anni dopo la promozione conquistata da Tiddia e Riva e 20 anni dopo lo storico scudetto di Scopigno. Le fortune in A sono legate ad una nuova intuizione di mercato dell'infaticabile direttore generale salernitano. Importante il buon rapporto con il furbissimo procuratore uruguaiano Paco Casal, che consente il trasferimento in rossoblù di un trio capace di regalare calcio spettacolo. Il mediano Pepe Herrera. L'attaccante Daniel Fonseca ed il principe Enzo Francescoli. Tre novità che, sommate all'innesto di Gianfranco Matteoli, che ritorna in Sardegna dopo grandi stagioni nella Sampdoria e nell'Inter di Trapattoni, assicureranno il tasso tecnico necessario per affrontare il massimo campionato. In operazioni di mercato minori arrivano in rossoblù Nardini e Mobili per prendere il posto in difesa di Poli, il portiere di Bitonto ed il trequartista Corellas. Ranieri non ritiene all'altezza della Serie A il capitano della doppia promozione e a malincuore dà il ben servito al delusissimo Bernardini. C'è poi da risolvere il caso Provitali, che si rifiuta di firmare il rinnovo del contratto per ritornare alla sua Roma a parametro zero. La rivoluzione messa in atto nella rosa condiziona pesantemente il rendimento della squadra, almeno per quel che riguarda un girone di andata nel corso del quale non è stata vita facile per nessuno. Soprattutto in considerazione del dualismo tra le stelle Matteoli e Francescoli, dello smarrimento di Fonseca che non si dà pace per le difficoltà che trova in zona gol e del rapporto difficile tra Ranieri ed Herrera. Al tecnico romano non piace il mediano di Montevideo, ma Longo, che lo ha voluto a Cagliari, ne impone la presenza nel gruppo di prima squadra. Nelle prime giornate in difesa, Festa, Valentini e Filicano appaiono smarriti nel confronto con campioni del calibro di Klinsmann e Van Basten. Il nerazzurro realizza 3 reti al Sant'Elia, rovinando l'esordio di Matteoli e compagni. Il Cagliari si rifarà al San Paolo contro il Napoli, che non schiera Maradona per motivi disciplinari.
I gol dell'unico successo di un girone di andata disastroso sono firmati da Pasquale Rocco e Daniel Fonseca. Da quel momento inizia una fase di crisi contrassegnata da 5 sconfitte con Atalanta, Milan, Torino, Pisa, Lazio, che fanno precipitare la squadra di Ranieri in ultima posizione. All'attivo, un solo punto in 6 domeniche, per un pareggio a reti inviolate al Sant'Elia con la Cenerentola Cesena. C'è spazio per le polemiche e le accuse nei confronti della società e di Carmine Longo. Tre uruguaiani a prezzi di saldi di fine stagione ed il vecchio Matteoli non bastano per salvarsi, dicono gli esperti. De Paola rischia di venire alle mani con Francescoli, che è accusato di poco impegno, e così, dopo la figuraccia di San Siro, alla vigilia della gara interna con il Torino, Tonino Orru e Carmine Longo, per espressa richiesta di Ranieri, decidono l'allontanamento dalla rosa di prima squadra del mediano De Paola, Paolino e Provitali. I tifosi non gradiscono le scelte della società e dopo gli insuccessi consecutivi con Toro, Pisa e Lazio,